E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ebbene, eccoci qua di ritorno ragazzi, siamo insieme a Kel e a Hiro fuori casa nostra. Ci hanno insomma chiesto di vedere appunto la nostra casa per un'ultima volta prima della partenza di Robin. L'ultima volta ragazzi sono successe cose un pochettino spiacevoli con Aubrey e Basil e abbiamo scoperto comunque che, non lo so ragazzi, c'è qualcosa di veramente strano per quanto riguarda la morte di Mari e temo che la verità sarà brutta da scoprire. Per cui eccoci qua, io direi di entrare e vedrò ragazzi anche di ricordarmi di seguire i vostri suggerimenti per quanto riguarda comunque l'interazione con l'ambiente che mi circonda. Quindi andiamo dentro e vediamo un pochettino cosa accade. Wow, qui non c'è più nulla, Robin. Casa tua sembra molto più grande ora che è così vuota. Qui c'era un divano su cui guardavamo la TV. Venivamo tutti fine settimana per guardare i cartoni del mattino. Già, e questa è la macchia di quando ho versato la lattina di arancia a Joe. Mari si arrabbiò così tanto. Sì, perché il suo gatto l'aveva calpestata per poi farsi un bel giro di casa. Era andata così, in effetti. Oh, accidenti, si è fatto troppo buio per vedere la casa sull'albero. Non c'è problema, possiamo sempre tornare domani. Aspettate, ho un'idea. Perché non restiamo per la notte? È l'ultima volta in assoluto che stiamo insieme in questa casa, no? E quando avremo di nuovo l'occasione di passare la notte con Robin a questo modo? Mi piacerebbe, ma la mamma non sarà felice di sentirlo. Le passerà. Non ne posso più di essere svegliato ogni notte dai pianti di Sally. E tu dovrai lavare i piatti con lei per una settimana, no? Ti meriti almeno questo. Beh, hai ragione. Non ci saranno problemi. Alla fine viviamo qui accanto, siamo a due passi di distanza. Ok, allora c'è un silenzio, ragazzi, che oserei definire assordante, perché non si sente assolutamente niente. Assolutamente niente. Direi che è abbastanza spaventosa questa cosa, comunque. Quindi non ci resta che andare di sopra, anche se... Ah, mi ricordo questo corridoio, lo sgabuzzino era a sinistra e la sala col pianoforte a destra. Chissà se il pianoforte è ancora lì. Corro a controllare. Aspetta, Hiro, ma non te ne andare, dico io, no? Oh, c'è anche un pianoforte, porca vacca. Non siate troppo severi, è molto che non mi esercito. Wow, che bravo, che sbruffone. Direi che me la cavo ancora. A proposito, Robin, suoni ancora il violino? Oh, non lo vedo. Immagino sia già impacchettato. C'era un brano che suonavi con Mari. A volte me lo sento risuonare in testa, ma non ricordo il titolo. La suonavate di continuo. A volte si sentiva perfino da casa nostra. Com'è che si intitolava? Ok, pensavo di dover aspettare la risposta, ma evidentemente no. Ho smesso di funzionare tanto tempo fa, ma la mamma piace tenerli in giro. Beh, magari si possono considerare oggetti d'arredo, no? Oh, accidenti, mi sento stanchissimo all'improvviso. Forse è il caso di dormire. Ottima idea, devo svegliarmi presto per fare jogging, in effetti. Dove possiamo dormire, Robin? Dovrebbe andare bene nella tua stanza, credo. Ricordo che odiavi dormire da solo. Sì, sembra divertente. Ci va bene anche dormire sul pavimento. Cerchiamo delle coperte. Ehi, Kel, aspettami! Aspettatemi, ragazzi. Mi avete appena detto che odiava dormire da solo. Mi lasciate da solo. E mo sta musichetta così nostalgica? E Mary...
Perché continuo a vederla? Perché? Ovviamente ho salvato la partita, anche se non penso ce ne fosse davvero tanto bisogno, ma vediamo un po'. Ok, nessuna presenza sospetta e brutta stavolta, sembrerebbe di no. Forse perché non siamo soli. Forse è proprio quello il punto. Ma dai, tipo campo incredibile. Vediamo. Guarda Robin, abbiamo fatto un fortino di cuscini. Spero che non ti dispiaccia. È stata un'idea di Kelly, io non c'entro nulla. A proposito Hiro, io e Robin ti abbiamo preso un regalo. Kelly ha consegnato il regalo per Hiro a Hiro. È il libro di ricette tradizionali di Papa Chip. Te lo ricordi? Certo che sì, accidenti. Ricordo che volevo diventare un cuoco. Che sciocchezza ripensarci. Ehi, guarda che te la cavavi. E se vuoi puoi ancora diventare un cuoco, Hiro. Ah, figurati. Non ho più tempo per queste cose. Ma tu adori cucinare, no? E la gente dovrà sempre mangiare, o sbaglio? Quindi, perché no? Ah, temo che non funzioni così, Kel. Ti sta per addormentare? Si è addormentato. Perfetto. Si addormenta davvero in fretta. È sempre stato così, ora che ci penso. Grazie per averci lasciato dormire qui, Robin. Deve essere stata molto dura per te in questa casa vuota. Era silenziosa senza Mari, vero? Perdonami se non sono riuscito ad aiutarti di più. Mi sembra tutto così diverso ora. Invece tu sembri rimasto uguale a prima. Devo ammettere che è quasi un sollievo. Sai, sono davvero felice di rivederti. Vorrei solo che fossero qui anche Aubrey e Basil. Comunque sia, scusami se ho straparlato. Si è fatto tardi, mi addormenterò anche io a breve. Buonanotte Robin, parleremo ancora domattina. Buonanotte Kel, buonanotte Hiro. Che dolci. Che carini ragazzi, veramente carini. Vecchio computer, vabbè qua non ci fa fare niente di che comunque. Per cui direi che è arrivato il momento di andare a dormire. E quindi adesso ci teletrasporterà di nuovo nel mondo incredibile dei sogni, suppongo, no? Immagino. Oh. Eh sì, siamo di nuovo qua. Solo che i nostri amici non ci sono stavolta. Perché? Dove sono? Possiamo andare allora. Perché siamo da soli adesso? Ok, io sono quasi a livello 29, ragazzi. Qualcuno di voi mi ha scritto che di regola a livello 35 dovrebbe essere possibile già sconfiggere con tranquillità tutti i boss successivi. Quindi vedrò se magari mi ritroverò in un'area, ragazzi, dove ci sono nemici che danno tanta esperienza. Vedrò se riuscirò a livellare ancora, ovviamente. Io non so dove sto andando. Oh, regà, io vi giuro che l'istinto mi ha detto di venire di qua. E questa sembrerebbe Mari. Oh, Mori, sei qui. Sono così felice che tu mi abbia trovata. Kel, Aubrey, Hiro e gli altri bambini sono scomparsi. Ah, mo tutti sono scomparsi. C'è una fitta nebbia che avvolge l'intera foresta. Ogni luogo, tranne questo. Forse i nostri amici sono sull'altra sponda. Andiamo a cercarli insieme. Vuoi unirti a me? Grazie, fratellino. Sapevo di poter contare su di te. Ti farò compagnia io, non sarai da solo. So bene quanto lo detesti. Quindi odia la solitudine, nonostante questo comunque è rimasto da solo per tutti quegli anni, insomma, gli anni successivi alla morte di Mari.
Quindi adesso ci tocca superare anche quest'altra paura. Mi sa proprio di sì. Cerca di calmare il battito del cuore, non avere paura. È meno spaventoso di quanto immagini. Non hai più paura di annegare, quindi abbiamo superato anche questa fobia ormai. Fantastico. Quindi possiamo anche nuotare adesso. Che cosa carina. Mi chiedo se ci saranno nemici anche qua in acqua. Quanta nebbia. Oddio. Che sono ste ombre? Saranno amichevoli? Saranno nemiche? Chi lo sa? Solo che lei ha detto che probabilmente i nostri amici sono sull'altra sponda, ma sarà una sorta di metafora questa, perché sono scomparsi tutti, cioè tutti quanti, perché? All'inizio è scomparso solo Basil. Da notare questo piccolo dettaglio. E adesso sono scomparsi tutti. Cioè, non è che è un riferimento ovviamente alla vita reale, perché magari all'inizio c'è stata una separazione da Basil e poi c'è stata una progressiva separazione anche dagli altri ragazzi. Ecco qua l'altra sponda. Vediamo un po'. Chissà, raga. Mamma mia, quante strade ci stanno. Oddio. Omori, sono così fiera di te. Hai nuotato fin qui nonostante la tua paura dell'acqua. Ma ti rimane ancora un'altra grande paura, vero? Qualcosa che è un po' più difficile da superare. Abbiamo superato fino ad ora paure che comunque, ragazzi, possono essere difficili da superare per una persona. Quindi una paura che può essere ancora più difficile da superare, quale potrebbe mai essere? Ma non è uno scherzo comunque. Questo posto è così misterioso. Cioè, sta nebbia starà a simboleggiare qualcosa. Tra l'altro, sto cammino in mezzo a tutta quest'acqua. Ste ombre qua in giro. Che mi chiedo cosa rappresentino. Ora che io sto andando a naso, ovviamente. Ok, di qua è un vicolo cieco, quindi dobbiamo continuare di qua. Cioè, è tutto molto molto enigmatico e lascia tanto da pensare, insomma. E adesso ci accompagna Mari addirittura. Cioè, non è roba da poco. Di qua un altro vicolo cieco. Forse è di qua che dobbiamo scendere, vediamo. Mi chiedo dove ci starà portando questo lungo cammino comunque, perché è lunga la strada, eh. È Basil, è l'ombra di Basil. Beh, tutto qua? Ma che cavolo vuol dire? Dove sono i miei amici? Che fine hanno fatto? Perché l'ombra di Basil? Omori. Sembra che tu abbia dimenticato qualcosa di importante. Ti sta bene così? Di che parli? Non saprei. Hai già visto questa tenda una volta. L'ultima volta che siamo andati al lago. Io devo fermarmi qui però. Lo so che non sarei dovuta venire. Mi sento un po' sola quando non sono con voi. Non sta più a me dirlo, ma spero che tu sia ancora lì dentro. Robin. L'ha chiamato col suo vero nome. Mi manchi così tanto. Al lago. L'ultima volta che siamo venuti al lago, io devo fermarmi qui. Vedete, adesso ho tipo l'aspetto di. Addio, fratellino mio. Non vorrei che è successo qualcosa di spiacevole al lago, ragazzi.
paura di restare solo, forse è questa la paura più grande che ha? Ha detto hai dimenticato qualcosa, cioè, che vuol dire? Che vuol dire tutto ciò? A che si riferisce? Perché stiamo scendendo in un lunghissimo pozzo? Cioè, ragazzi, sono tante domande a cui comunque dovremmo avere risposta, ovviamente. Oddio! Oddio, quanto è profondo sto posto! Oddio, ste creature mostruose! Oh, cavolo. Tra l'altro, ragazzi, qualcuno di voi mi sa che mi ha detto che dovrò trovare tutte quante le lettere per poter finire il gioco. Se così fosse, sono nella cacca pupù, perché dove minchia le vado a ritrovare poi tutte le altre lettere, ragazzi? Cioè, siamo nelle profondità tipo del mare, del lago, de che? Addirittura, cioè addirittura ambiente sottomarino. Però stavolta senza i nostri amici. Siamo soli stavolta, ragazzi. E questa cosa, cioè, a me un pochettino spaventa, perché comunque siamo sempre, sempre, sempre stati in compagnia dei nostri amici quando siamo andati in giro nel mondo dei sogni. Quindi adesso ritrovarmi così di punto in bianco da sola mi preoccupa un po', ragazzi. Ovviamente immagino che le meduse saranno nemici da sconfiggere. No, perché fluttuano. Io continuo ad andare a destra, tra l'altro, così a caso. Completamente a caso. Ma sti taxi? Ehi, ragazzo, vuoi andare in qualche posto interessante? E allora prova il resort estremo, il posto più alla moda che ci sia. Posso portartici se vuoi. Lì sì che ci si diverte. Su, via, non essere timido, non mordo. Quasi mai. Ne dovrei preoccupare con quel quasi mai, va bene. Che cazzo è successo? La strada era un po' accidentata, ma niente di grave. Torna quando vuoi, ragazzo. Ma era gratis il passaggio, davvero? Oddio. Cioè, allora, suppongo che a questo punto delle cose... Ma dove mi ha portato? Mi ha riportato indietro. Ero lì, al resort, ero arrivata. Ragazzi, o sto diventando scema io, o non so che cazzo sta succedendo. Ok, torniamo a sto resort estremo. Stavolta vedrò di andare verso l'ingresso di sto posto, che dovrebbe essere qua in cima. E questo? Chi è Kel? Kel! E là, umori, eccoti qui. Dove eri finito, amico? Mentre eri via, vedi, ci hanno abbindolato e fatto firmare un contratto. Come vedi, ora abbiamo tutti un lavoro. What? Ah, stiamo crescendo così in fretta. Io do indicazioni su come raggiungere il resort estremo. È lì che lavoro. Cioè, questa pure sarà ovviamente un riferimento al fatto che si cresce, che quindi ovviamente aumentano gli impegni, se c'è il lavoro, e gli amici comunque magari si allontanano per forza di cose, no? Eccoci qui. Ok, allora immagino, ragazzi, che questi qua, queste specie di alieni, saranno nemici. Comunque, lo devo ammettere, il lavoro non è quello che mi aspettavo, quindi perché non cominciamo tutti a licenziarsi e tagliamo la corda? Iro di recente viaggia un sacco per lavoro, ma so che Aubrey lavora al quinto piano del resort estremo. Andiamo prima da lei. Ok, è tutto molto strano, lo posso dire. Fatto sta che questi non li posso spaccare se non ci abbiamo Aubrey, ovviamente. Ehi tu, sì tu con l'aria inespressiva. Sembra il tipo che apprezza del buon latte fresco appena munto dalle mucche di mare. Il latte più fresco che c'è, e sarà tuo per sole 500 vongole. No grazie. Io pensavo che questi fossero nemici da battere. E invece... No, che cazzo ho comprato? Bibita alla pesca, vabbè, niente. Si sente dalla testa al sedere? Molto interessante. Vabbè, pensavo che fossero, insomma, per livellare un attimo. Invece mi sbagliavo, a quanto pare. Mari. Ehi, Mari, guarda che ha deciso di farsi vedere. Oh, Mori, che bello rivederti. Che c'è, Omori? Non sei felice di rivedere tua sorella? Che tipo 5 minuti fa mi hai detto addio? Lo sai come è fatto, Omori? Non puoi incolparlo se la sua faccia è così. Comunque, come stavo dicendo, lavorare aiuta con le spese, ma non è molto divertente. Quindi io e Omori andremo a riprendere Aubrey e Iro. E poi riusciremo a trovare Basil? Oh, giusto! Ecco quello che dovevamo fare. Se lo stava dimenticando.
Sono sempre pronta ad aiutare. Fatemi sapere se vi serve altro, ok? Oh, non ti preoccupare, Mari, il capo mi adora. Saremo fuori dal resort estremo in un batter d'occhio. Beh, se lo dici tu, Kel. Forza, Omori, non vedo l'ora di farti conoscere il capo, è favoloso. Ok, qua c'è quel quadra che non cosa comunque, ragazzi. Kel si stava scordando quale fosse il loro effettivo obiettivo. Il ramen dal cesso, come al solito. Cioè, quello di trovare Basil, perché effettivamente dall'inizio della storia, ragazzi, che di regola staremmo cercando Basil. Cioè, Eppure pare che è l'unica cosa che invece ci è sfuggita di mente. Sembra che la piscina sia infestata. Oddio, no, grazie, non ci voglio entrare là dentro. Però ci dovrà essere qua un modo per livellare, no? Penso, magari più avanti, chissà. Va bene, entriamo in sto benedetto resort estremo. Mazza. Roba seria. Ma dai, ci stanno pure ovviamente le sirene, le altre creature di mare. Cioè, è come se ci fossero dei salti temporali, no? Da un sogno all'altro, ovviamente. Ah, questi sono nemici? Tizio Drillo, mi dispiace amico, questa volta non ti lascerò passare. Quello che mi chiedo è se il livello a cui siamo, ragazzi, sia abbastanza efficace contro questi nemici. Però, quello che mi avete detto è che comunque sono a buon punto. Comunque sì, cioè, mi avete rassicurato da questo punto di vista, nel senso, mi avete detto, guarda, è livellato comunque parecchio. Quindi qua, ragazzi, 600 punti esperienza ognuno potrebbe essere utile. Ok, allora lo terrò a mente, ovviamente questo. Però probabilmente questa, ragazzi, sarà una cosa che farò in un secondo momento, ovviamente offline. Meno male che comunque il salvataggio è giusto qua vicino, quindi mi darà la possibilità di livellare senza troppi problemi. Allora, Kel ha detto che Aubrey si trova al quinto piano. Ma è una sorta di casino, che cavolo è? Ah, qua c'è un'altra lettera. E questa è una cosa ovviamente positiva. E vediamo un attimino se possiamo andare su in qualche modo. Omori, forse non è un buon momento, ma ho davvero, davvero bisogno di andare in bagno. Come dico sempre, quando ti scappa, ti scappa. E dov'è il bagno adesso, Kel? Che rottura di palle, cioè mancavi pure te con la pisciarella. Oddio, ma questi ci inseguono in maniera prepotente. Vai via, amico, non ho tempo. Andate via, non ho tempo da perdere con voi. Oddio, mi perseguitano. Ma questi sono terribili, ragazzi. Vabbè, se è pieno di questi tizi, questo potrebbe essere positivo. Comunque il bagno è qua sotto, ragazzi. Ecco, lo vedo. Perfetto. Ho un'altra lettera. Aspetta, Omori, ci metterò pochissimo. Ah, ora sì che va meglio. Hai notato che Kel non si è lavato le mani. Kel, dai, per favore. Le cose basilari, te prego. Dopo la pipì e la popò, una bella lavata di mani ci vuol. Questa me la sono inventata io adesso così a caso, però. Dettagli. Quindi non ci resta che andare agli ascensori, allora. E ragazzi, appunto, comunque, se non mi soffermo tanto a guardare i vari dettagli, eccetera, è proprio per evitare, ragazzi, di allungare troppo il brodo del video e quindi renderlo troppo lungo, magari è noioso per voi, per questo che di solito cerco di andare subito al punto. Salvataggio pure dentro l'ascensore, sta. È pazzesco. Odore di acqua di colonia e fumo, buono. Buon odore, davvero ottimo. Oh, ciao Mari. E là, ragazzi. Dunque, se ho capito bene, Aubrey si trova al quinto piano. Perché non funziona? Che c'è adesso? Oh, giusto, me ne stavo per dimenticare. Ci serve una tessera fantastica per attivarlo. Mi hanno tolto la mia perché continuavo a perderla. Giuro che le tessere svanivano nel nulla. Proviamo a cercarne una sugli altri piani. Ci sarà pure una tessera fantastica da qualche parte. Ecco, e te pareva. Cioè, Kel, l'animaccia tua c'aveva la cosa che ci serviva a disposizione, ovviamente non ce l'ha più. Che pallone. Vabbè, vediamo di trovarla sta tessera fantastica, incredibile. Sembra un ditto sto coso. Allora, l'unica porta accessibile nel B1 è qua. Oddio, è pieno di coccodrilloni. Sacco da box. Poi ci stanno calzini, mutande. Cioè, ragazzi, comunque dovreste dare una ripulita, Libro di poesie. Ma su sti armadietti posso... Succo di frutta. Ah, vabbè. L'esplorazione può essere utile per questo. Magari se trovano oggetti utili. Questo sicuramente, ragazzi.
Acqua in bottiglia, va bene così. Vediamo che altro abbiamo qua in questo piano, ragazzi. Mobiletto, tacco di pesce, succo di frutta. Non è per bambini, dubito che sia un succo di frutta. Conti, conti, bla bla bla. Questa è una pizza? Pizza, minchia, ma la mangerei molto volentieri. Comunque qua sotto, ragazzi, non sembra esserci altro di utile. Conti, conti e conti. Distributore automatico anche no, grazie. Le azioni stanno salendo, ma a noi poco importa. Per cui piano B1 sembrerebbe niente, ragazzi. Almeno così dovrebbe sembrare. Quindi 2F... Oddio, io penso che prima fossimo all'1F perché non era nella lista dei piani di prima. Quindi siamo al 2F. Tra l'altro per questi piani non ci fa correre, perché di regola non è buona educazione correre nei posti pubblici. Oddio, qua che succede? 100% naturale, applicare come indicato. Guarda questa foto prima e dopo, perfetto per i miei addominali. Smetti di usare prodotti inutili, amo la mia nuova vita. Sì, sì. Telefono appiccicato. Cos'è sta roba? Oh, ecco la tessera fantastica. Ora possiamo usare l'ascensore del quinto piano. Andiamo a cercare Aubrey. Questo sì è davvero fantastico, l'aver trovato una tessera fantastica. Però visto che ci siamo, direi di spiare anche qua. Una bambola senza volto non sembra appartenere a questo luogo. Vuoi buttarla? Boh, io gli dico di sì, ma non so perché avrei dovuto farmi i cazzi di qualcuno con riguardo a sta bambola. E questa che problema c'ha? Voglio regalare dei fiori a qualcuno, ma lui pensa solo ai puzzle. Se solo riuscisse a trovare un fiore puzzle, forse finalmente si accorgerebbe che esisto. Cara mia, se dovessi trovarlo, probabilmente non mi ricorderò che te lo dovrò portare, ma quelli sono dettagli. Quindi adesso possiamo andare al quinto piano. Però visto che ci siamo, io darei un'occhiatina anche agli altri due piani, ragazzi. Così non potete dire che non esploro. Quindi siamo al 3F. Vediamo cosa c'è di interessante al 3F. Oddio, cos'era quell'essere? Qua, ragazzi, io non era per farmi i fattacci vostri, eh. Nel dubbio esco. Magari, ammazza, ma che è un dinosauro, un coccodrillo? Oddio, questo tipo me lo ricordo. Salve bambini, io sono l'uomo della conservita. Vendo conservita, funziona davvero? Volete comprare la conservita? No, grazie, nessun problema. Ne avrete bisogno più tardi. Toh, tu sorella ne avrà bisogno più tardi. Io anche no, grazie. Quindi dirigiamoci anche al piano 4F prima di andare direttamente al 5F. Vediamo cosa abbiamo di interessante anche qua. Non so, oddio, che è successo a sto piano? Ah, state ristrutturando. Scusate, se mi sono permessa. Perché c'è una faccia che vola qui? Oddio, ragazzi. Ma è follia tutto ciò. Ma quello è Hiro. Ma che cazzo sta succedendo? Cos'è sto posto? È pazzesco tutto ciò. Una rimarchevole statua di Hiro. Wow, cioè si vede che ha fatto colpo. Ma è fantastico. Ok, di qua non possiamo andare. Che faccio? Blocca la strada? Lo dobbiamo sconfiggere per forza? Ok, ci proviamo subito. Cioè, se ci ha fermato vorrà dire che lo dovremmo togliere di mezzo, no? Comunque è buono, è sempre positivo. Sono punti esperienza, sono punti esperienza. Quindi vai dal cazzo pure te. 600 punti, questi mi sa che ce l'hanno abbastanza fisso, il fatto che diano 600 punti. Quindi di qua senza obbligo comunque non possiamo procedere, perché i barili può farli fuori solo lei. Ma sto coso grosso cos'è? Cosa dovrebbe essere, sinceramente? Di qua si può continuare a salire? Cioè, è una cosa pazzesca questa, ragazzi. E continuano a sbarrarci la strada, tra l'altro. Ma noi non ci faremo fermare, assolutamente. E via un altro dei coglioni. Questo valeva un po' meno. Ci ha dato 450 punti. Ma tra l'altro io non so manco perché sto continuando ad andare su. Io penso, ragazzi, che tornerò comunque giù, perché tanto me sa che questa zona senza obri non ha tanto senso comunque, perché comunque è pieno di barili da sfondare. Quindi molto probabilmente pure per procedere in qualche modo avremo bisogno di lei. Quindi prima di continuare di qua, direi di guardare dentro quest'altra camera. Oddio, è una cosa bellissima questa. Per i turni di notte è più pesante, giustamente, se bisogna un attimo di svagarti, ti butti in una piscinetta piena di palline colorate per alleviare lo stress. Quindi andiamo direttamente al piano 5. Abbiamo usato la nostra tessera fantastica. Perfetto, eccoci qua. Vediamo di trovare Aubrey, visto che siamo al quinto piano. Mazza, piacciono gli squali qua, mi sembra di vedere. Questi chi sono? Oh, ma guarda un po' chi c'è. Siete qui per parlare col capo in persona, eh? Spiacente, ma non posso far passare dei tirapiedi qualunque. Oh, accidenti, davvero? Dai, Barry, ci conosciamo da una vita. Potrei farci un favore da poco come questo, no? Da una vita.
Ma quanti anni sono passati? Ah, ma spiacente, Kel, sono ordini del capo. Oggi è un giorno importante e non vuole problemi. Abbiamo una raccolta fondi per il tofu stasera. Oh, ma ce l'avete sto cazzore tofu, eh? Ma Barry, sono io, il tuo vecchio amico Kel. Non siamo certo sconosciuti. Pensa a tutti i bei momenti trascorsi insieme. Ehi, piantala! C'è una ragione per cui sono il capo della sicurezza. Volevano una persona tosta, una capace di prendere decisioni difficili, una con la testa dura. Dai, guarda il mio tesserino, è così scintillante. Su, Kel, pensa a qualcosa in fretta. Ho trovato! Ehi, Barry, il nostro caro amico Mori è in cerca di lavoro. Lo sai che il capo non rifiuta mai il lavoro gratis? È vero, ma... Dai, Barry, dai! Oh, e va bene, per questa volta vi faccio passare, ma solo se prima mi prendete un po' di acqua in bottiglia. Muoio di sete. Per fortuna ce l'ho l'acqua in bottiglia, di regola. Ehi, mi hai preso dell'acqua in bottiglia? Grazie, ti devo un favore. Forza, ragazzi, ho sentito che c'è della pizza nella sala ricreativa. Evviva, pizza gratis! Speriamo sia senza ananas. Oh, Cristo, già se vi mangiate la pizza con l'ananas... Potete sparire, ragazzi. Perfetto, adesso possiamo entrare. Andiamo. Qualcosa mi dice che è uno squalo. Qualcosina, eh? Qualcosa mi dà sto suggerimento. Altra lettera trovata. Concierge. Mi sa che è l'unico posto in cui possiamo andare, quindi... Ding dong. Eccoci qua. Bei personaggi. E sto scheletro? Non è vivo, dai. Ogni volta che parla dell'ovvio. Ecco Aubrey. Pronto? Resti in linea. Pronto? Resti in linea. Pronto? Resti in linea. Aubrey, siamo qui per aiutarti a evadere. Ma insomma, Kel, fila via, non vedi che ho da fare? Tornente Aubrey, tu non sei davvero così. Ti rendi conto che tre persone hanno cancellato il loro meeting di oggi? Tre persone! Dovrei riprogrammarli, ma non so come fare a inserirli in mezzo a tutti questi eventi inutili. E non parliamo della raccolta fondi di stasera. E come se non bastasse, una raccolta fondi per del tofu! Chi nel pieno possesso delle sue facoltà mentali pagherebbe vongole per del tofu? Ho cercato di farlo capire al capo, ma non mi ascolta. È un incubo. Ascolta, Aubrey, fai un bel respiro. Sto respirando, Kel, respiro benissimo. Più profondamente, Aubrey, fai dei bei respiri profondi. Inspira, espira, inspira, espira. Tu non sei una segretaria. Inspira, espira. Basil è scomparso e dobbiamo trovarlo. Inspira, espira, inspira, espira. Inspira, espira, inspira, espira. Accidenti, hai ragione, come ho fatto a dimenticarlo? Dobbiamo trovare Basil. Oh, amore, sei davvero tu? Devi essere qui per salvarmi, sono così felice. Aspetta, e io? Oh, amore, devi portarmi via da qui. Possiamo andare via quando vogliamo, Aubrey. L'uscita è proprio lì. Non è così semplice, Kel. Abbiamo firmato dei contratti, ricordi? Aubrey, che stavi facendo? Sono 10 secondi che cerco di contattarti. Sei riuscita a riprogrammarli? Mi perdoni, signor Squaloso, c'è stato un problema. Ciao, signor Squaloso! Accidenti, ancora tu, Kel. Pensavo che ti avessimo spedito lontano. Non ti avevo detto di restare al tuo posto. Ecco, sono tornato qui per dirgli di persona che... Mi licenzio e porterò Aubrey via con me. Molto divertente. Nel mio ufficio, Kel. Subito! Lo faccio accomodare subito. Anche tu, Aubrey. Oh, cavolo. Accidenti a te, Kel. Mi farai licenziare. Lo so, non è fantastico? Oh, dai, andiamo. L'ufficio del signor Squaloso si raggiungerà questo ascensore. Ok, abbiamo di nuovo in squadra Aubrey, però non è molto contenta. Il signor Squaloso, avevo immaginato che c'entrasse qualcosa lo squalo. Eppure qua ci abbiamo il salvataggio, però non c'è la Mari. Qua cosa abbiamo? Una mensola piena di vari tipi di succo di frutta. Ho ricevuto succo di frutta. Va bene. Andiamo in questo benedetto ufficio del signor Squaloso, allora. Stiamo scendendo o stiamo salendo? Perché se stiamo scendendo direi che è abbastanza, è parecchio in profondità, porca miseria. Piantala.
Meno c'è uno che è di buon umore. È lunga, la discesa. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo. Oddio. Beh, sorriso smagliante ne ha, dobbiamo dirlo. Questo lo dobbiamo proprio dire. Mazza, vestito di tutto punto. Occhialini da sole. Ah, finalmente. Salve, signor squaloso. Dunque, voglio spiegarvi le cose chiaramente, ragazzi. Il contratto è molto chiaro. Avete accettato di lavorare per me gratuitamente, quale che sia la situazione, per il resto della vostra vita. Gratuitamente? Un contratto è una promessa. Non volete certo infrangerla, no? Cavolo, ha ragione, non possiamo mica infrangerla. Che cosa facciamo, Aubrey? Signor Squaloso, in effetti abbiamo fatto una promessa a lei, ma ci siamo anche promessi a vicenda di trovare insieme Basil. Ah, è vero, significa che devi lasciarci andare. No, non posso contraddirvi, una promessa è una promessa. Aubrey, ti lascerò andare, se ti porti via anche Kel. Davvero? Oh, grazie mille, signor Squaloso, lei è troppo gentile. Grande, andiamo. Aspetta, mi sembra di aver dimenticato qualcosa. Ah, giusto, possiamo portare mio fratello Hiro con noi? Sei un ragazzino davvero divertente, Kel. Le solite risate inquietanti. Volete che vi lasci Hiro? Questa è bella, proprio bella! Hiro è senza alcun dubbio il migliore impiegato che abbia mai avuto. La sua sola presenza ha incrementato la produttività del 700%. Sarei un idiota a lasciarlo andare via. Eccolo qua. Beh, in pigiama. Salve, signor Scaloso. Ho appena finito di organizzare la raccolta fondi per il topo come richiesto. I tavoli sono pronti, la stanza addobbata, i bagni sono puliti e, perdonatemi, la lavanderia, il cibo è spettacolare. Ho anche pulito tutte le finestre, lavato i pavimenti, dato da mangiare agli animali domestici, organizzato la sua collezione di occhiali da sole, piegato la biancheria. Oh, ed ecco il suo caffè. Ho pensato che le avrebbe fatto piacere. È praticamente uno schiavo. È il suo schiavetto. Visto, ragazzini? Sei fantastico, Hiro, davvero fantastico. Uno di questi giorni potrei persino pensare di pagarti. Ah! Dice davvero, sarebbe un onore, signore. Oh, ragazzi, cosa ci fate qui? Sei anche tu in cerca di lavoro, Mori? Hiro, cosa ti è successo? Non vorrei dirci che ti sei dimenticato di Basil. Accidenti, hai ragione, dobbiamo trovare Basil. Come ho potuto dimenticarmene? Cosa ci facciamo qui? Dobbiamo andare subito. Un momento, Hiro, non mi sembra proprio il caso. Hai ancora del lavoro da portare a termine. Ti ho incaricato di accogliere tutti i VIP per la raccolta fondi di stanotte. Signor Squaloso, mi dispiace, ma con tutto il rispetto, la raccolta fondi per il tofu può aspettare. Mi ferisci, Hiro. Non ti sarei dimenticato del nostro contratto, vero? Ecco, io... Ma insomma, lascia perdere il contratto. Basil ha bisogno di noi. Dobbiamo andare, Hiro. Ah! Non ascoltarla, Hiro. Perché dovresti farlo? Non hai firmato alcun contratto con lei. Non ascolto quello che dice Aubrey per via di un contratto. L'ascolto perché è mia amica. Mi dispiace, signor Squaloso. I miei amici sono più importanti di un misero pezzo di carta. Mamma mia, Hiro, come gliel'ha detta! Un misero pezzo di carta. Mi stai mancando di rispetto, ragazzo. Ti ho accolto, un giovane senza esperienza, e ti ho plasmato nell'impiegato supremo. Non saresti nulla senza di me. Ecco. La punizione per chi viola un contratto è la morte. Ti insegnerò a rispettare i tuoi superiori. Oh cazzarola. Oh cazzarola, ragazzi, non ero pronta. Sareste così gentili da mostrare uscita a questi bambini? Non ero pronta, assolutamente no. E tra l'altro non c'ho proprio tanto succo. La vedo male male, la vedo male male, la vedo male 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 male, proprio male male.
Ok ragazzi, allora proviamo. Il punto è che signor Squaloso mi sa che per ora non... non lo tocchiamo poi tanto effettivamente. Vedete, gli facciamo zero danni ragazzi. Vediamo Obri quanti danni fa. Avanti, avanti, avanti. E via un altro. Adesso sì. Voglio questi bambini fuori di qui, chiaro? Ne ha chiamato un altro. Quindi fin quando non togliamo di fronte, insomma, di mezzo ai piedi questi qua, non possiamo attaccarlo lui. Mi sembra di aver capito. Questa è una bella rottura di coglioni, ragazzi. Ok, rifacciamolo fuori, vediamo se... Ok, lo dobbiamo colpire. Niente, avrà una pizza in omaggio. Offro io, ammazza. Quanto sforzo, signor Squaloso. Che palle. Questa è una bella rottura di pallette, ragazzi. Ok, allora devo restituire un po' di succo a Omori, ragazzi, perché sennò è un problema. Quindi vediamo un attimino come ce la caviamo. Ok, recuperato un pochettino almeno intanto. Ne sta chiamando intanto un altro. Andiamo proprio bene. La vedo male, male, malissimo. Per ora direi che col succo stiamo abbastanza bene così. Dobbiamo curare un pochettino Kel, ragazzi. Non facciamoci trovare impreparati. Via un altro. Forza, togliti dei coglioni, bello. Che adesso tocca a Obri. Un bel colpo. Oddio. Che significa che stiamo finendo gli scagnozzi? È inaccettabile. Però qualcun altro ne arriva di sicuro, no? E te pariva. Però adesso lui è incazzato. Devo far recuperare il succo a Omori, ragazzi, perché ci serve il suo lacera. È bellissima la musichetta. Comunque non mi aspettavo adesso una boss fight, porca lochetta. E avanti così. Non mi ricordo se contro l'ira era utile la gioia. Ancora. Ma non stavano finendo sti scagnozzi del cazzo. Curare Omori, che è un po' in mano a Cristo, ragazzi. Avanti via di là. C'era così si toglie le coglioni questo qua. Spero, sì. Ok. Colpo toccante. Siete fatti ingannare da un branco di mocciosi. Ma che vi pago a fare? Ah, li paghi? Ah, ce l'abbiamo fatta! Grande! Minchia, 4.000 punti esperienza. Fantastico, e 6.000 vongole. Hai trovato contratto. Di livello 30 stanno apprendendo nuove abilità, ragazzi. Quindi sono saliti Obri e Omori. Bello, bello, bella notizia, sono contenta. Basta così. Voi state indietro, così non andremo da nessuna parte. Devo ammetterlo, siete piuttosto forti. Ma non ha importanza ora. Hiro non è il solo impiegato supremo sul mio libro paga. Ne ho un altro. Oddio, un'altra fight. Plutone. No, ma Plutone a noi c'è da una mano. Plutone, sono io, Kel. Non ci riconosci, siamo i tuoi amici. Perdonami, Kel, non è nulla di personale, si tratta di affari. Oh no, vediamo come ve la caverete contro la forza di un ex pianeta. Plutone, mostrali la tua vera forza. Subito, signore. Mi dispiace, ma per voi è finita. Dai, non ci puoi fare questo, Plutone, ti prego. Che minchia è successo? Oddio di Gesù. Oddio di Gesù. No, raga, non mi aspettavo due boss fight una appresso all'altra. Ma che cazzo sta succedendo? No, raga, non me l'aspettavo. Ammirate, questa è la mia forma finale. Iniziamo a scaldarci. Mo sì che sono nella merda, ragazzi. Non mi aspettavo una cosa del genere, veramente. È un grosso guaio questo. Potrebbe essere un grosso guaio. Chissà se... se al livello in cui sono posso essere abbastanza efficace. Più che altro temo che questo video durerà un pochettino più del previsto, perché non mi aspettavo che ci sarebbero state due boss fight una appresso all'altra, sinceramente.
Aia. Ok, sembrerebbe parecchio resistente, ragazzi. Allora, curiamo Kell, ovviamente. Attacchiamo a più non posso. Ma comunque ha spaccato tutto il mondo Plutone in questo modo, eh. Cioè pure il signor squaloso là. Ok, avanti così, avanti così. Aia. Aia. Io continuo ad andare avanti, ragazzi, di abilità. Curerei ovviamente Obri prima che scenda troppo. E continuiamo ad attaccare. Comunque, però appena possibile, ragazzi, comunque mi dovrò mettere di nuovo a livellare, perché non me voglio trovare. So che sono magari a buon punto, però non mi voglio trovare magari troppo indietro, capite? Ah, capisco. Siete diventati tutti più forti, ma lo stesso vale per me. Oh cavolo, quanto ancora te devi ingrandire, prego. Oddio. Ha perso velocità, ma ha guadagnato attacco e difesa, mi sembra di capire. Bella roba. E ci serve comunque, ragazzi, succo. Ridò un po' di succo a Omori, perché è proprio a secco ormai. Boh, incrocio le dita. Incrocio le dita, ragazzi, non posso fare altro. Ok. Aia. Colpo forte questo. Però continuiamo a lacerare come se non ci fosse un domani. Non siamo messi tanto male, se la devo dire tutta. Io curerei ovviamente Kell. Magari siamo addirittura d'arrivo. Vediamo un po', ragazzi, se ci va bene. Anche questa boss fight. No, mannaggia, l'ha mancato. Sbatte su tutti. Mo è un cavolo di guaio. Potrebbe essere brutto. Questo potrebbe essere brutto. E ha colpito tutti quanti. Ai ai ai. Comunque non dovrebbe mancargli tantissimo. Infatti ci siamo quasi, ragazzi. Quindi io direi di fare quest'ultimo attacco incredibile. E dovremmo esserci. Ben fatto, bambini. Ne avete fatta di strada, ma non è ancora finita. E te pareva? Come non è ancora finita? Te prego. 6.000 punti esperienza. Questa è una cosa fantastica, ragazzi. Mi stanno a dare un sacco di esperienza. Quindi Kell anche ovviamente sale a livello 30. E Hiro anche. E agli altri ovviamente intanto si accumula. Però mo sta cosa del non è finita mi preoccupa a me. Siete diventati tutti così forti. Sono così fiero di voi. Ma comunque sia, ho un lavoro da svolgere, ho intenzione di portarlo a termine. Preparatevi, bambini, questo è l'aspetto della forza più pura. Quando fletto i muscoli. Ma magari esplodi, Plutone, mo scusa, eh. Mi sento una favola. Ah, mo ancora. Va bene, ho capito, facciamo una pausa, ragazzi. Basta così, Plutone. Oggi ho già perso un impiegato supremo, non voglio perderne due. Ma signore, posso sconfiggerli? Mi serve solo un po' di tempo. Non preoccuparti, Plutone, non voglio rischiare altre risorse oggi. Ciao. Oddio, come al solito. Sparite voi. Non avete fatto altro che causarmi problemi in ogni caso. La ringrazio, signore, non se ne pentirà. Certo, certo. Non posso fare proprio nulla per convincervi a restare, convincerti anzi, semmai. Che peccato. Qui avresti potuto raggiungere il tuo vero potenziale. Signor Squaloso, prima di andare, voglio dirle una cosa. Anche se ha rapito tutti i miei amici e ci ha indotti a firmare quei contratti truffaldini, a volte penso a lei come un uomo passabile. Hiro. Sarei sorpreso di sentirtelo dire, ma sei il figlio che non ho mai avuto. So che ti aspettano grandi imprese. E adesso smammate! Non vedete che sono impegnato? Grazie ancora, signor Squaloso. Bene, ragazzi, ora che siamo di nuovo insieme possiamo tornare a cercare Basil. È stato un lungo viaggio, ma sento che lo troveremo. Non arrendiamoci. Hai ragione, Hiro, siamo vicini a trovarlo, me lo sento dentro. Aspettaci, Basil, ti troveremo tra pochissimo.
Ecco la passione che mi piace vedere. Tornate vincitori, ragazzini. Dai, è stato un intervento caruccio questo comunque. Ah, giusto, prima che mi dimentichi, prendi questo, amori. Il signor Scoloso me l'ha data per girare più rapidamente nel resort estremo. Tessera VIP. Ok. Ecco, ora tutti gli ascensori saranno più veloci, ma ti avviso, a volte si balla davvero. D'accordo, allora ragazzi, io direi che visto che qua c'è il cestino da picnic, possiamo ovviamente salvare. In qualche modo, magari entro il prossimo episodio, ragazzi, vedrò di mettermi un pochettino a livellare per conto mio comunque. Ripeto, è stato un intermezzo carino, solo che non ne capisco sinceramente purtroppo il senso, ragazzi, di queste cose pazzesche che Omori vede in questo mondo dei sogni. Probabilmente non so se saranno tutte simbologie più o meno. Comunque il fatto del lavoro, dell'impegno non lavorativo, ovviamente sicuramente sarà a simboleggiare, ragazzi, il fatto che purtroppo si cresce prima o poi. Quindi è anche questo che porta gli amici ad allontanarsi a volte. Che dire, ragazzi, questo video termina qui. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!